Benvenuti alla Bibbia risponde. La domanda di oggi è la seguente. Sto sentendo in giro delle nuove teorie secondo le quali Dio non uccide. La gente dice che poiché i dieci comandamenti sono la trascrizione del carattere di Dio e in essi si dice non uccidere, allora Dio non può uccidere, perché è contro la sua propria natura. Gli argomenti sono persuasivi e basati su un Dio amorevole che non potrebbe mai fare una cosa del genere. Quando si chiedono dettagli, alcuni dicono che Dio ritira semplicemente il suo potere, che dà vita. Quindi non è una vera uccisione. Dicono che così pare sia avvenuto il diluvio. Dio ha solo ritirato il suo potere. A me sembra strano perché ci sono degli esempi nella Bibbia che indicano che Dio ha ucciso. Ad esempio Uzza, che toccò l'arca, Nada Beabiu, ma nonostante gli esempi che mostro continuano a dire che non è Dio. È vero, Dio non uccide. Alcuni si spingono addirittura a dire che poiché Dio è così buono e non uccide, non può permettere a nessuno di essere dannato. Credo che questo si chiami universalismo o qualcosa del genere. So che non è vero, ma per favore aiutatemi a capire cosa dire alle persone che ci credono. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che Dio non è un uomo e i suoi pensieri e la sua moralità sono più alti dei nostri. Dio ha degli standard che vorrebbe che noi raggiungessimo. Ma capire la mente di Dio e le opere di Dio nella loro pienezza o persino cercare di capirle nella loro pienezza sarebbe presuntuoso, perché i suoi pensieri sono così, al di sopra dei nostri. Ora, Dio uccide? Alcune persone dicono che ritira la vita. E in un certo senso non è uccidere, sia che ritiri la vita o che la prenda direttamente, non c'è nessuna differenza, il risultato finale è lo stesso, si arriva alla morte. E ci sono vari esempi che sono stati citati qui. Iniziamo proprio con il primo. Prendiamo il diluvio. Quando Dio ha portato il diluvio sulla terra, chi ha creato il diluvio? È stato un evento naturale secondo le sacre scritture o opera di Dio, un giudizio divino? Nello spirito di profezia leggiamo che Satana tremò. Quando il diluvio stava imperversando sulla terra, temeva per la sua vita. Quindi sicuramente non poteva essere stato lui a causarlo, ma doveva essere stato Dio, che era intervenuto negli affari umani. Perché la pazienza divina si era esaurita. La Bibbia chiaramente racconta che Dio intervenne, portò il diluvio e distrusse l'uomo sulla terra. È un tipo, un simbolo del giudizio più grande che avverrà alla fine dei tempi, questa volta non con l'acqua, ma con il fuoco. E nel giudizio finale leggiamo nell'Apocalisse che il fuoco verrà dal cielo e distruggerà tutti. Ora diamo un'occhiata ad altri esempi nella Bibbia in cui sembra che Dio sia intervenuto direttamente, come nel caso della ribellione di Core. Coloro che erano con Core e coloro che si associarono alla ribellione furono colpiti dal giudizio divino. Quello che mi affascina è che Mosè, che è un modello di Cristo, in molte occasioni intervenne per conto dei figli di Israele. E Mosè, come modello di Cristo, a un certo punto disse, quando Dio disse di farsi da parte e che avrebbe creato una grande nazione da loro e che avrebbe distrutto tutto il resto, intervenne e disse, cancellami dal libro della vita, ma lasciali vivere. Quindi agì da intercessore, un modello di Cristo che intercede per il suo popolo. Ma quando si trattò della ribellione di core, Mosè non intervenne. Non disse di cancellarlo dal libro della vita, pur di lasciarli vivere. Mosè disse invece: Se tu, Core, e coloro che sono con te oggi soffriranno della normale morte della carne, allora Dio non ha mai parlato attraverso di me. Spostate le tende, separatevi dalle tende di Core. E se il terreno si aprirà e vi ingoierà, allora Dio. Avrà parlato attraverso di me, poi il terreno si aprì e Core e il suo entourage furono ingoiati e scomparirono. Ora, chi è il responsabile per quell'azione? È stato Dio? Beh, secondo le Scritture è stato un giudizio divino. Di nuovo, la pazienza di Dio e la sua sopportazione avevano raggiunto un punto in cui la prova era finita per quegli individui. Ancora una volta questo servirà come tipo di ciò che accadrà nel mondo. Prendiamo un altro esempio. L'angelo del Signore. Ovviamente potremmo fare un seminario intero sull'angelo del Signore. Chi è l'angelo del Signore? Quando appare nel roveto ardente, quando appare a Mosè e gli dice che è su un terreno sacro e Mosè lo adora. Di conseguenza è Dio. L'angelo del Signore è la manifestazione di Dio, come è accaduto con Michele o come è accaduto quando è venuto su questa terra in Gesù Cristo. Dio, fatto carne, era Gesù Cristo, lì era invece nella sua forma celeste. E l'angelo del Signore? Quando il popolo di Israele era circondato dall'esercito siriano, colpì 185.000 siriani in una sola notte. Ora, è stato un evento naturale? La Bibbia non dice così. Alcuni sostengono che ci siano state delle epidemie che hanno colpito i siriani, ma la Bibbia dice chiaramente che in una notte... Sono stati tutti uccisi dall'angelo del Signore. Quindi di nuovo ha luogo un'azione retributiva in cui Dio è attivamente coinvolto. La Bibbia dice che nelle battaglie combattute da Israele con i popoli circostanti, molte, molte volte Dio è intervenuto per conto loro e ha combattuto le battaglie per loro, distruggendo i nemici davanti ai loro occhi. Giudizio divino o evento naturale? Mi sembra evidente che la Bibbia racconti che Dio giudica e agisce in modo attivo e interviene negli affari degli uomini. Dobbiamo capire che Dio ha una volontà permissiva e ha un desiderio finale. La sua volontà ultima è la pace e l'armonia per tutti. E che tutti si salvino. E poi c'è la volontà permissiva, ciò che Dio permette. Nella forma mentis ebraica, quando si dice che Dio ha ucciso, sia che lo faccia direttamente o che lo faccia in modo che ci siano circostanze per le quali accade, il risultato è lo stesso. Quindi Dio lo ha permesso ed è parte della sua volontà ultima che una persona con un carattere del genere non sia messa in cielo. L'altra parte della domanda è l'universalismo. Ora, la persona che ha scritto la domanda ha sottolineato che non ci crede. Perché la Bibbia è piuttosto chiara sul fatto che ci siano delle persone al di fuori della città e delle persone dentro la città. E coloro che saranno fuori dalla città durante il giudizio finale saranno distrutti da un fuoco che viene dal cielo. Scompariranno. Scompariranno nel fumo. Non ci saranno più. La Bibbia è assolutamente chiara sull'argomento. E poi la Bibbia dice chiaramente che gli uomini muoiono solo una volta. E dopo di ciò viene il giudizio. Quindi, in altre parole, non esiste nessun universalismo, non c'è nessuna dottrina della seconda possibilità. È ora, in questa vita, che decidiamo se stare con Dio. E poi, dopo aver compiuto la scelta, arriva il giudizio. Tutti questi sono modelli del grande giudizio che avrà luogo alla fine dei tempi. Ora Dio non vuole che nessuno muoia, ma che tutti giungano al pentimento. La Bibbia è molto chiara sul fatto che il fuoco che scenderà sulla terra per distruggere alla fine dei tempi non è pensato per gli esseri umani, ma gli angeli demonizzati. Dio vuole davvero salvare le persone. Ci dice allontanatevi, allontanatevi, allontanatevi dalle malvagità per le quali morirete casa d'Israele. Se la vogliamo mettere in questo modo, quando Dio ha fatto tutto il possibile per salvare le persone, quando arriva al punto in cui nulla è più possibile, allora Dio lascia una scelta e ritira il suo potere che dona vita. Allora il risultato è la morte. Oppure fa in modo che la morte colpisca. Le conseguenze sono uguali. Quindi Dio uccide? Credo che la risposta sia sì. O ritirando la vita o prendendola direttamente, arrivando comunque allo stesso risultato. Questa era la Bibbia risponde. Grazie per averci ascoltato.